Ciao Giulio. Giulio, sto lavorando, ti prego. Giulio, non mi sembra il caso di parlare al telefono di queste cose. Vediamoci stasera, al solito posto. Non puoi chiedermi questo, Giulio. Non puoi. Non posso. Come non posso? Non hai sempre detto che mi vuoi bene da morire? Che faresti di tutto per farmi felice? Rispondi. Sì, Giulio, sì, ma... No, Ingrid. Non c'è nessun ma che tenga. Devi lasciare tutto e partire con me. Mi hanno chiamato a dirigere la nuova sede americana della mia azienda. E per anni non so se potrò ritornare in Italia. E tu questo lo sai da subito. Sono 6 mesi che ti sto implorando di venire con me. E tu sono 6 mesi che non mi dai una risposta. E adesso sono stufo, chiaro? Ma non capisci che non posso abbandonare la mia famiglia, la stalla e... Tu ci morirai dentro quella stalla. Ma insomma, vuoi portarti addosso la puzza di quelle maledette vacche per tutta la vita? Comunque ora sono stufo. È venuto il tempo delle scelte. O loro o me. Ma possibile che non riesci a comprendere che quelle mucche, quella stalla, rappresentano la vita stessa della mia famiglia, oggi come 100 anni fa? E poi sai perfettamente che i miei non sono nelle condizioni di lavorare. Spetta a me, solo a me. Basta! Finiamola qui. Tieniti le tue vacche. Mi sono reso conto che tieni molto più a loro che a me. Addio. Ciao. Ciao. Questa notte ho il volo per New York. Prima di partire, volevo chiederti scusa per il mio comportamento dell'altra sera al pub. Sono stato un cafone, perdonami. Da quel giorno sono stato malissimo. E tutte le notti pensavo a quanto quelle mie parole possano averti ferito.
Solo ora comprendo il significato di quello che mi hai detto quella sera. Di quello che rappresentano per la tua famiglia e per te questa casa, questi animali, questa stalla. Solo ora comprendo che strapparti da qui sarebbe stato un po' come ucciderti. Tu sei la ragazza più dolce del mondo. E io non potevo partire senza chiederti perdono. E se tu vuoi, se tu mi vuoi ancora bene, io... Oh Giulio, quando tornerai? Quando potrai tornare? Tra 1, 5, 10 anni? Tu mi troverai sempre qui, ad aspettarti.